Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi con la disfatta dei Deckers e la Stag che diciamo se l'è presa un pochino sul personale e ha spiegato tutte quante le sue risorse qui sul territorio. C'è una cosa che mi stavo chiedendo da un po' di tempo e credo forse di averla confermata, ma non sono sicuro, magari sono scemo io. Hanno tolto dei vestiti qua in questo gioco. Hanno tolto dei vestiti, sono abbastanza sicuro, perché questo qua che vedete è il completo dello specialista dei Syndicates, ma ho scelto questo perché non riuscivo a trovare il negozio che vendesse un vestito che a me piaceva, facendola proprio a grandi linee il vestito di Matrix. In teoria dovrebbe trovarsi qui a Nobody Loves Me. Andiamo solo a vedere. Ma scusami, sta gente qua sul tetto. No Saints in Steelport. The Saints are sinners. Ma c'erano anche nel gioco originale sta gente? Io non credo. Che cosa incredibile. Questi sono i dettagli che adoro. Tra l'altro, come vedete, tutti i ponti sono stati alzati. Questo vuol dire che aggirarsi in macchina ora sarà molto più difficoltoso. Per questo usiamo i veicoli volanti, perché così non ci rompono le balle. Allora, dobbiamo riuscire almeno ad arrivare nel negozio e poi avviamo subito la missione. Eccoci arrivati. Allora, parcheggiamo proprio qui davanti, così appena abbiamo finito partiamo subito. Signora, si leva? Ecco fatto. Ah no, eccolo. Allora sono scemo io. E qual è la differenza fra i due? Il colore? No, cambia il modello della maglietta, ok. Allora sono scemo io. Peccato, era una bella idea usare questo vestito negli episodi scorsi. Vabbè dai, lo prendiamo lo stesso. Sono abbastanza sicuro però che non c'era l'altra volta. Sono abbastanza sicuro. Perché io ho comprato questo qua da Steampunk e è impossibile che io non abbia visto questi. Dai, un episodio con un vestito alla Matrix ci sta perfetto. E ora partiamo. La prossima missione è volando su Steelport. A 2 chilometri da qua. A bunch of birds. A convoy of planes. All accompanying a stag cargo plane. Allora è il vestito perfetto per la missione. Able to enter Steelport airspace not long from now. Probably bringing in new weapons and equipment for stag. Doubt we could get to them before they land. We'll have to hit them on the ground. Viola said you could use the syndicate's jet if you need to. Well, perfetto. That opens up a whole new set of possibilities. Want me to send their location? Send it to Viola. Tell her to get the plane ready. Che bello, risaliamo su un aereo. E rieccoci già all'aeroporto. Viola, sto arrivando. Madonna mia. Oh, che schivata incredibile che ho fatto. A modo suo è stato bellissimo quello che ho appena fatto. Non mi ricordo che vestito avevo in questa missione l'altra volta. Nel gioco originale intendo, però dai, il vestito alla Matrix così è. È incredibile. Molto probabilmente. Che poi andiamo giù anche senza cazzo di paracadute, ma ti pare? C'è già quella. Quell'atterraggio lì è morte, assolutamente. Quell'atterraggio che abbiamo appena fatto è schiantarsi e essere mo... Bello! Che bello il cazzo di vestito che ci avevano. Quelli dovrebbero essere gli specialisti della Stag, se non ricordo male. Oppure sono le armature base, ma migliorate tantissimo. Comunque, abbiamo la pistola. Ovviamente dobbiamo passare di qua. Ma pensa un po'. Eccomi. Arrivo e non arrivo in pace. Ehi. E che cazzo? Come mai ho le munizioni? Aia, che dolore. Che dolore micidiale che mi hai fatto. Madonna, questi sì che sono duri a morire. Perfetto, ok. Controlliamo la cesta. No, non c'è nulla. Aspetta.
Questo era la R, ok, no? Ecco qui, perfetto. Vediamo questo se c'ha qualcosa di utile. Dovrebbe essere quello giusto. Speriamo. Speriamo che sia utile allora. Controlliamo immediatamente. Direi che è utilissima, altro che. Oh, calmo. Madonna mia. Con questo sì che riesci a tirare giù anche i nemici con l'armatura pesante. Calmo, calmo. Vediamo se riesco a fare due cose in uno. Direi di sì. Oh god, what did you do? Cockpit's gone, going to plan B. Gone? What do you mean gone? Non lo so, ma sai che ti dico? Oh! Calmi tutti. Perfetto, abbiamo 40 secondi per scappare. Volevo ucciderne un po' di più, ma non importa. Ecco, calmo, calmo. Abbiamo ancora 30 secondi e dobbiamo solo arrivare al carro armato. Calmo. Calmo, calmo. Ecco che siamo arrivati. E ora la parte che più adoro. Sparare in aria. Dio mio, quanto odio questa parte. Questo è il pezzo che più odio, veramente. Che già la prima volta, quando stavamo effettivamente sparando, non riesco a beccarli con un carro armato, che sono giganteschi. Dov'è? Ecco fatto. Certo, continuate pure a spararmi mentre io non riesco neanche a prendervi. Madonna mia, questi sì che li ho presi. Presi anche questi. Benissimo, dove sei? Aspetta. Presi. Ecco qui. Sì, è vero. Non è il problema tanto della caduta. Il problema è riuscire a colpirli. Colpiti, infatti. Ecco qua, mancate solo voi due. Dov'è? Ah, eccoli, bene. Porca puttana. Ecco. Che dolore. Perché continua a succedere? Perché abbiamo sempre idee del culo, te lo dico io perché. Non riesco, se non scendete un po' non vi colpisco, ecco qua. Perfetto, uno andato. No, più in basso. Due andati. Dai, prendi sto soldato. Porca puttana. Colpirli è difficilissimo. Ecco qua. Perfetto. Un po' ne abbiamo colpiti. Sta parte io la odio con tutto il cuore, perché veramente mirare è terribile. Mirare in sto pezzo è veramente odioso. This is one fucked up ride. Lo so che è un ottovolante, amico. La prossima volta proviamo a pensarli meglio i piani. Ecco qua. Dovremmo essere salvi, credo. Credo, eh. Tra l'altro, quanto ci vuole per far cadere... Stavo dicendo, quanto ci vuole per far cadere un cavolo di carro armato? Oh, just my luck. Oh.
Bella idea. Abbiamo fatto saltare la nostra unica possibilità di salvezza. Ecco qua. Fuck it. Perfetto. Volevo provare a sparare al soldato che mi stava sparando, ma bene o male comunque ce l'abbiamo fatta. Siamo salvi, dai, l'importante è quello. Non ho mai capito se questa missione per la maggior parte fosse scriptata o effettivamente c'era la possibilità, non so, di morire perché non colpisci troppo i soldati, non colpisci gli altri carri armati. Non ci ho mai provato a morire in questa parte. Direi che si è fatto male il tipo. Ma tra l'altro, scusami, ma ci sono già i barilotti lì che ancora non sono caduti le bombole. Ma scusami, in teoria quelle bombole qua dovevano cadere con noi, non prima di noi. Non ci dovevano già essere. Brains. Brains. Dai che riparte. Fuck my life. Fanculo la mia vita. Dai che riparte, vai tranquillo. Ed ecco come distrugge degli zombie. Quanti? 16-17 mila dollari. Beh, buono, buono, buono. 34 di esperienza. Il nostro stag è nel dispositivo. E anche la nostra nuova arma. E qualcuno mi sta chiamando dal Regno Unito e io non rispondo. Non ci penso neanche. Vediamo se ci hanno dato dei soldi. Perfetto, 60.000 dollari. Io direi di buttarli direttamente in potenziamento di armi, questi soldi. Voi che dite? Il negozio di armi più vicino è qua. Andiamoci. Eccoci qua. Allora. La spada dei Decker. 45.000. L'adoro sta spada, però costa troppo. Vabbè, la prendiamo, dai, fanculo. Costa veramente un fottio quella spada. E ci sono già rimasti 19.000 dollari. 90.000, modello funzionante. Ok, non ha niente di speciale, quindi la lascerei già lì. Ci servono 30... Ho consumato tutto quello che avevo appena preso, santo Dio. Vabbè, per fortuna almeno il lanciarazzi è già potenziato al massimo, dai, almeno quello. Ma io mi porterei dietro o questo per ora. Sono sostanzialmente esplosivi gratis. Vabbè, con 19.000 dollari possiamo almeno potenziare le granate, no? Facciamo una di questo, questa 18.000, quindi facciamo anche questa, già che ci siamo. Ecco qua. Sta spada qua è bellissima, dai. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!